Ciao, siamo i ragazzi del Book Blog, siamo qui con Giuseppe Ciderna che oggi ha presentato il suo libro, Un piano americano. Lei ha parlato del suo alter ego Fausto con cui si relaziona durante la produzione del film. Ecco, ma lei nella realtà che alter ego preferisce, quello di scrittore o quello di attore? Guarda, me lo chiedo anch'io molto spesso. Io sono fondamentalmente un attore, insomma, mi piace stare davanti alla macchina da presa, sto scrivendo uno spettacolo nuovo di teatro, quindi. Però sento che c'è già una storia che sta nascendo e quindi staremo a vedere. Certo che mi piace molto scrivere, perché hai la possibilità di isolarti e di raccontare alcune cose di cui hai proprio la necessità di raccontare. Però vorrei che tu mi facessi la prossima domanda dandomi del tu, e poi vorrei dire ciao, io sono Giuseppe Ciderna, sono qua con i ragazzi del book blog e adesso aspetto la seconda domanda, grazie. Che ti farà lei. Allora, ciao Giuseppe, grazie. Io volevo chiederti prima di tutto una piccola curiosità per i nostri ascoltatori: come è vista l'Italia dagli americani, soprattutto nel mondo del cinema? E poi ovviamente la classica domanda di rito, e cioè qualche consiglio per i giovani che vorrebbero lanciarsi nel cinema, perché ovviamente tutti i giovani sognano un giorno di fare gli attori o le attrici. Ma tu dici che veramente tutti sognano di fare gli attori e le attrici? A me mi vengono i brividi quando un mio amico mi dice, o un figlio di un mio amico, alla fine mi dice che voglio fare l'attore e l'attrice. È una vita durissima, è molto difficile riuscire a farlo, però se a uno piace deve provarlo, deve essere serio, quindi deve provare a fare una scuola, deve essere bravo, deve darsi da fare, deve essere curioso, deve leggere. Insomma, fare l'attore ha molto a che fare con l'anima che uno ha dentro. Se non hai l'anima e la voglia di tirare fuori quell'anima, secondo me fai solo una cosa superficiale che non ha senso. L'Italia, non so come dirti, come è vista dagli americani, è vista come un paese bellissimo e molto strambo. Poi a me fa tristezza sentire come gli stranieri vedono l'Italia in questo periodo, quindi non glielo chiedo, alzo gli occhi e cambio discorso. Perché siamo veramente non solo bizzarri, ma un paese molto disgraziato, veramente quasi, certe volte siamo una repubblica delle banane. Però noi siamo qua e dobbiamo fare il nostro lavoro e farlo bene, dobbiamo credere che comunque i nostri comportamenti sono importanti, quello che facciamo, come stiamo con le persone ha un senso, e quindi bisogna comunque avere la testa alta e la speranza che le cose prima o poi cambieranno. Ragazzi, viaggiate, leggete, e non fate gli attori, no, se volete proprio fatelo, ma insomma, soprattutto tenete gli occhi aperti e la testa sveglia. Ciao a tutti.